mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con... Questa sera è veramente una sorpresa, perché sì, è vero, abbiamo due ospiti in studio, due ospiti importanti a diverso titolo, e poi vi spiegheremo perché naturalmente. Però questo appuntamento con oggi non è tanto con i due ospiti, sarà invece dedicato ad una giornata, un evento molto particolare che riguarda Civitavecchia, no, non solo, riguarda l'intera nazione, la nostra Italia. Si tratta dei festeggiamenti per il 25 aprile. Allora, il 25 aprile è una data di grande significato, perché è la data con cui si festeggia la liberazione dal nazifascismo, e naturalmente è importante anche il ruolo che hanno svolto durante la guerra, o comunque verso la fine della guerra, i partigiani. E quindi questa sera parleremo di tutto questo, innanzitutto per illustrare a chi magari sì, sa che il 25 aprile è la liberazione, ma magari non sa tante cose. Quindi faremo un piccolo tracciato storico, che serve sempre anche per riportare la memoria di storie veramente che hanno riguardato i nostri padri, i nostri nonni, ed è bene quindi mantenere presente, la memoria non va mai cancellata. Allora do subito il benvenuto ai due ospiti, partendo dalla mia destra. Benvenuto a Giorgio Gargiul. Grazie. E intanto lo presento perché è il presidente dell'AMPI, e adesso ci spiegherà che cos'è l'AMPI, un'associazione importantissima e che riguarda i partigiani, ma non solo, e ci illustrerà anche quali sono gli impegni importanti che intende portare avanti. Uno di questi, ecco, lo sentite anche attraverso il suo cellulare. E poi alla mia sinistra invece un volto nuovo che non tutti conoscono. Ci si tratta di Alice Pettinari, le do il benvenuto, giovanissima. Quanti anni hai, Alice? 19. Quindi grazie a Alice di essere qui con noi. Torno subito allora con te, però inizio, perché poi passeremo a Giorgio Gargiul, che è l'ospite importante. Beh, e vi dirò anche perché è importante. Allora, dici qualcosa tu di questo 25 aprile, se vuoi illustrarlo. Intanto, soprattutto, ecco, come se tu tenessi una lezione a scuola e venissi interrogata. Che cos'è questa data? Allora, il 25 aprile è la festa della liberazione ed è una data importantissima, perché è il giorno in cui l'Italia si è liberata dalla dittatura nazifascista, e il punto è che è importante ancora adesso. E perché è importante ancora adesso? In realtà sarebbe bello che non fosse così importante, ovvero che non ci fosse tutto questo bisogno di festeggiarla, però purtroppo ce n'è ancora bisogno. Ce n'è ancora bisogno perché il fascismo c'è ancora, in forme diverse magari rispetto a quando c'era il fascismo vero, però è importante sempre, tutti i giorni, continuare a lottare e continuare a resistere, specialmente anche noi giovani, e non soltanto lasciare questo compito per esempio all'AMPI e ai partigiani, ma a tutti i giovani che devono continuare a dire fortemente di essere antifascisti, a lottare contro ogni forma di discriminazione. Ecco, Alice, tu dici no al fascismo, perché che cosa rappresenta effettivamente il fascismo? E forse non si comprende più questa connotazione, perché si pensa che sia relegato al passato. Hai fatto bene tu a dire che non è morto, è morto alcune forme, certo all'epoca di Mussolini non c'è più con quelle specificità, ma oggi è più insinuante, forse ancora più difficile, e può rappresentare anche un fascino per certi giovani alla ricerca di un'identità, ecco, di una loro storia, di una loro affermazione, magari anche forte. Perché? Esatto, spesso ci sentiamo dire che è inutile essere antifascisti nel 2021 perché il fascismo non c'è più. Però questo purtroppo non è vero. Il fascismo esiste sotto altre forme, che sono proprio quelle delle discriminazioni, le discriminazioni di genere, le discriminazioni razziali, discriminazioni in ogni forma. Sono assoggettare l'individuo e credere che qualcuno sia superiore a qualcun altro per dei motivi che in realtà non esistono. E per questo credo che sia importante che tutti noi oggi ci definiamo antifascisti e che continuiamo a lottare. Sì, purtroppo
questo può, il fascismo nelle nuove forme in cui si sta creando, può essere un, per molti giovani un appiglio, un modo per cercare di sfuggire a determinate problematiche, spesso è molto populista. Però, può essere collegabile anche in alcune forme al razzismo o comunque alla violenza su tutti coloro che sono diversi, anche parliamo dei gay o comunque di coloro che esprimono un essere veramente diversi da quello che è la connotazione, tra virgolette, considerata normale? Assolutamente sì, secondo me è esattamente questo il punto, cioè purtroppo ancora ci sono numerosissime discriminazioni, come dicevi, verso gli omosessuali, il razzismo, tutto questo esiste ancora purtroppo ed è il nostro dovere, penso, lottare affinché non sia più così. Anche in onore, in un certo senso, del lavoro fatto dai partigiani per liberarci, sarebbe terribile dover raccontare ai partigiani che magari non ci sono più che il loro sforzo è stato tra virgolette inutile e che ancora il fascismo va avanti. Vorrei che un giorno potessimo dire che è morto del tutto e per questo però c'è bisogno che si continui a lottare, che si continui a resistere ancora oggi e che i giovani continuino a lottare, a resistere, a credere in date importanti come il 25 aprile, che continuino a scendere in piazza e a dire che non vogliamo discriminazioni, che vogliamo essere tutti uguali, che l'odio del diverso non ci deve più essere. Bene, allora grazie Alice intanto per questa introduzione certamente importante e significativa che noi rivolgiamo prevalentemente ai giovani. Allora invece cambiamo un momento passo. Allora Alice ha già citato l'Ampi e i partigiani. Allora, e Giorgio Gargiullo ve l'ho già presentato, però due parole mi sembrano d'obbligo. Allora, Giorgio Gargiullo, sindacalista molto popolare, importante nella segreteria della CGIL per quello che riguarda il settore energetico, dipendente Enel, ma anche importante figura sotto il profilo della politica, ha svolto anche attività importanti a livello amministrativo e quindi ha rivestito ruoli diversi, lo ricordiamo perché partecipa, ha sempre partecipato attivamente a tutte le iniziative che hanno avuto un significato rilevante nell'affermare la libertà, il desiderio che i popoli, insomma, non debbano soggiacere a sistemi autoritari, a dittature, eccetera. Quindi, ritornando indietro al discorso che poneva Alice, io vorrei sottolineare il ruolo che tu svolgi oggi come presidente dell'Ampi. Intanto, che cos'è l'Ampi? Questa sigla, che cos'è esattamente? Ma l'Ampi storicamente si è formata durante la guerra di liberazione. Subito dopo il 25 aprile, parlo di un anno dopo, nel 1946, l'Ampi di fatto è stata istituzionalizzata e riconosciuta dallo Stato italiano. Quindi l'Ampi dal 1946 non è più un'organizzazione, diciamo così, privata, ma è un'organizzazione che risponde a precise regole dello Stato. Fino a una ventina di anni fa, l'Ampi di fatto era il patrimonio di coloro che avevano fatto la guerra di liberazione, dei partigiani. Per motivi anagrafici si è dovuto, mi sembra nel 97 o nel 98, far entrare nell'Ampi i giovani antifascisti. Io non sono un giovane, però chiaramente non ho fatto la guerra di liberazione. Per cui tanti come me, e speriamo i più giovani di me, sono entrati nell'Ampi. Che oggi raccolgono quindi il testimone che è stato lasciato il testimone, a coloro che non ci sono chiaramente più. Ovviamente, per fortuna, non impugniamo più il mitra, però abbiamo uno strumento che è quello della cultura per poter trasmettere le esperienze, i valori che hanno animato la Resistenza ai giovani, soprattutto ai giovani. L'Ampi oggi... La sigla che cosa significa? Associazione Nazionale Partigiani. Quindi appunto è già nel nome. Oggi raccoglie a circa 130.000 iscritti, quindi è una struttura notevole, non dico imponente, comunque che mette insieme tanta gente, giovani, meno giovani come me, che sono impegnati appunto in questa
battaglia culturale per trasmettere quei valori di cui parlavamo. Come è possibile aderire all'ANPI, Giorgio? Ecco, questo messaggio che vorremmo lanciare da qui, perché Alice può essere interessata, ma anche altri giovani. Noi quest'anno abbiamo aperto da qualche giorno la campagna di tesseramento all'ANPI. Basta fare chiamare, poi renderemo pubblico gli strumenti necessari per poterci contattare, quindi i numeri di telefono, e chi vuole può prendere contatto con me o con i membri del comitato direttivo, per cui può aderire attraverso una tessera che ha un costo non eccessivo ovviamente, e quindi fa parte integrante dell'organizzazione. Ripeto, in Italia ci sono centinaia e centinaia di sezioni in tutto il paese, con 130.000 iscritti. Che è un numero, insomma, rilevante. Un numero rilevante, ma che è in continuo aumento. Perché è in continuo aumento, ritengo, e qui mi allaccio alle parole che ha detto Alice, perché soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni si sono manifestate forme di intolleranza, manifestazioni che ricordavano i riti fascisti e nazisti in varie località d'Italia. Ad esempio, cose preoccupanti sono quando queste manifestazioni si determinano nelle istituzioni. Ad esempio, c'è stato un consiglio comunale di una città del nord, dove alla fine un paio di consiglieri comunali si sono alzati e hanno fatto il saluto fascista. Quindi pure nelle istituzioni, l'adesione ai valori della Costituzione dovrebbe essere una cosa scontata, e invece anche lì ci sono dei fenomeni che... E Giorgio, ma non c'è per esempio un paradosso anche nel riconoscimento, nella possibilità che movimenti come quello di Casa Pound sia possibile che si presentino addirittura alle elezioni, e non che venga vietata, come mi hai citato, ogni forma di rinascita del partito fascista o di qualcuno che si ispiri a quelle formule? È chiaro che Casa Pound... È uno dei grossi problemi che abbiamo, perché la magistratura non interviene per sciogliere queste associazioni, anzi molte volte si tollera, ad esempio come a Roma, che queste associazioni occupino uno stabile pubblico, esatto, ormai da decenni, credo, e nessuno prende provvedimenti, per cui molto è legata all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine. Per cui noi cerchiamo di combatterle sul piano culturale. La magistratura dovrebbe intervenire laddove ritiene necessario sul piano delle leggi, perché ci sono delle leggi abbastanza severe che speriamo al più presto vengano completamente applicate. Ti interrompo un attimo. Prego. Perché voglio mandare in onda, e lo faremo più volte nel corso della nostra piacevolissima conversazione, una canzone che è diventata un inno alla libertà a livello mondiale. Parlo naturalmente di Bella Ciao, che è stata una canzone veramente che veniva cantata dai partigiani e che ha assunto un significato veramente di inneggiare alla libertà, e questo viene fatto in tutti i paesi del mondo, soprattutto in quelli che stanno subendo grandi momenti di difficoltà, dove ecco magari battersi in Siria, ad esempio, l'hanno cantata in Siria, e forse avremo modo di farne vedere almeno un piccolo pezzo. Io l'altro giorno sono riuscito a sapere che Bella Ciao, ovviamente con parole diverse, veniva cantata prima della guerra dalle Mondine.
Questa non la sapevo. Io l'ho saputo l'altro giorno, ovviamente con altre parole. Ecco, quindi la musica più o meno. Però credo che è stata tratta la musica da questi canti popolari. Ne conoscevo tanti, anche delle mondine, questa mi era ignota. Bella ciao, perché è importante Bella ciao, Giorgio? L'abbiamo cantata tutti, la cantiamo tuttora, eh? Ma non solo io, qualche volta quando non mi sente nessuno perché non so cantare, la canto, ma mi commuovo pure, io quando la sento mi commuovo, non so per quale ragione, per cui, ma io credo che ormai, essendo stato in Italia dalla guerra di liberazione fino ad oggi, la canzone della libertà, perché si parla del sacrificio di uomini e di donne per la libertà, per portare l'Italia ad essere un paese libero. Credo che il fatto che si sia diffusa in tutto il mondo dipende dal fatto che in tutto il mondo, o comunque in varie parti del mondo, si sta combattendo per gli stessi valori, forse in situazioni diverse, complessivamente diverse da quelle che avevamo noi negli anni della guerra, però credo che i valori si ispirino soltanto a questi fenomeni e a queste situazioni. Bene, allora Bella ciao la continueremo a sentire, come dicevo già, però parliamo invece adesso, introduciamo l'argomento di quali saranno le manifestazioni, coronavirus permettendo. Intanto diciamo che dall'anno scorso siamo un pochino mobilizzati e i festeggiamenti a qualsiasi titolo sono estremamente ridotti, anche se si tratta di festeggiamenti, come diceva già Alice, forse più che ricordare una festa, ecco, noi vorremmo che rimanesse fisso nella memoria la possibilità di evitare che si riformino no, queste manifestazioni. Allora, quali iniziative intendete assumere ed eventualmente se ci saranno giovani, lo sentiremo poi da Alice se aderiscono. Ma io intanto vorrei parlare delle iniziative che noi avevamo in programma e che abbiamo dovuto ovviamente rinviare. E proprio ieri noi abbiamo insediato la commissione che deve giudicare i progetti per un concorso che noi abbiamo promosso per restyling di quella piazzetta che è dietro la cattedrale, dove ci sta la lapide. Sì. Abbiamo indetto qualche tempo fa, poi abbiamo dovuto ha avuto una serie ne di rinvii. Ne abbiamo parlato anche noi, poi è caduto un po' nel dimenticatoio. Ecco, lo sai che è accaduto? Che alcuni membri della commissione si sono ammalati, per cui abbiamo dovuto aspettare circa 3 mesi da quando sono stati consegnati i lavori. Ieri abbiamo insediato la commissione, che è composta da 5 autorevoli personaggi: l'architetto Correnti, l'architetto Contardi, Dario Bertolo, poi chi c'è? Cristini e Insolera, quindi rappresentano una realtà storica e culturale importante nella nostra città. Certo. Riteniamo, se riusciamo a fare in tempo, e Covid permettendo, già il 14 di maggio, il giorno del primo bombardamento, di esporre questi lavori, che poi verranno. Ma la lapide rimarrà in quel sito? Come? Quella lapide rimarrà lì? Quella che dicevi tu adesso? Per ora sì, noi puntiamo a fare recuperare quella piazzetta a un livello di decenza accettabile. Sì, perché è diventato un parcheggio e quindi con gli alberi viene offuscata. Non è tanto il parcheggio, perché adesso credo che non si possono più parcheggiare le macchine, però non è, come dire, adeguato, certo, all'importanza. L'importanza che ha quella lapide dal punto di vista, certo, storico e culturale. Quindi se forse riusciremo per il 14 a esporre i lavori, dopodiché quando avremo fatto questa esposizione, che non è facile fare tra l'altro, doneremo ai proprietari della piazza, perché la piazza è proprietà della Curia. Certo. E sarà la Curia poi a vedere come realizzare i progetti che sono uno dei progetti che si sono presentati. Ma la cosa importante è che la partecipazione, ripeto, lì non ci sono compensi, la partecipazione di nuovi professionisti di Civitavecchia
E ancora più importante la partecipazione del liceo artistico, che hanno presentato quattro progetti molto ben articolati, da quello che mi hanno detto. Io non l'ho visti perché le buste verranno aperte appunto dalla commissione. Abbiamo tutta una serie di altre iniziative che purtroppo sono andate, ad esempio noi avevamo preso, abbiamo fatto più interventi per visitare la Biblioteca della Scuola di Guerra, che è una cosa di importanza eccezionale. Certo, hanno dei libri storici, è un patrimonio incredibile. È un patrimonio culturale che ci vecchia in parte ignora. Che sia di proprietà della Scuola di Guerra, che è ignorata. Nonostante gli sforzi che fanno i militari per poter aprire questa biblioteca a chi vuole fruirla. Certo. E quindi, poi ripeto, abbiamo tutta una serie di altri impegni, per cui ecco, tutto è subordinato a quello che... Allora Giorgio, noi come emittente televisiva ci torniamo senz'altro, certo, perché vi accompagneremo, certo, lo sapete, certo. Noi ci teniamo veramente che non cadano nel dimenticatoio, che queste, anzi siamo a sollecitarvi veramente di mantenere viva la memoria nella nostra città e non solo, anche magari andando a visitare i luoghi dove, certo, certo, dove questi eventi sono stati effettuati da parte del nazifascismo. Ciao Domani, presumo che forse la intonerete, certo, durante, certo, i festeggiamenti. Parlo di Domani, anche se la trasmissione sarà vista anche nei giorni successivi. Domani noi abbiamo dovuto fare i conti con la situazione sanitaria, non potevamo non tenerne conto, anzi ci ha condizionato fortemente. Noi abbiamo domani un'iniziativa che consiste in questo: alle 9.45 saremo in numero limitato, perché non abbiamo pubblicizzato la cosa, al Parco della Resistenza, dove deporremo dei fiori e diremo tre parole, non di più, poco più che un saluto, forse io e Alice. Dopodiché ci sposteremo, senza fare cortei, e comunque alla spicciolata, ognuno per conto suo, al Monumento degli Arditi del Popolo, dove deporremo anche lì un omaggio floreale, e poi pure lì dovremo fare un saluto a quelle persone che saranno presenti. Poi andremo a deporre un omaggio floreale alla lapide che è in via Tarquinia al carcere, dove ci sono la lapide dedicata ai prigionieri. Vogliamo ricordare politici. Un paio dei nomi importanti? Io ricordo Terracini, Paglietta, Gramsci, sì. Altri mi sfuggono. Sì, ma sono sufficienti fare questi tre nomi, sì. Ecco. Credo che siano quelli più rappresentativi. Poi andremo a deporre sempre il solito omaggio floreale alla lapide di Giacomo Matteotti. Per cui questo è il nostro programma. Alle 11.30 parteciperemo in due, perché questo ci è stato indicato, alla manifestazione che fa il Comune a Piazza degli Eroi. Questo è il programma. Pensavamo a qualche cosa di più integrato con le iniziative dell'amministrazione comunale. Non c'è stato possibile, anche perché la risposta che è venuta, e questo mi dispiace tanto, dall'amministrazione comunale, io non voglio fare assolutamente polemica con nessuno, è stata abbastanza laconica, per cui ci siamo trovati nella condizione di partecipare soltanto al loro invito, e quindi
ecco, siamo un po', come dire, preoccupati che così, comunque, indipendentemente dal Covid, si poteva fare una cosa un pochino più integrata tra noi e loro, non è stato possibile. L'amministrazione comunale neanche ci ha risposto su questa cosa e questo mi dispiace notevolmente. E certo, questo vabbè, un segnale, vabbè, che si poteva comunque certamente vedere di trovare una soluzione per una rappresentanza comune. Noi abbiamo sempre partecipato con grande interesse alle manifestazioni che indette dall'amministrazione. Esatto, sì, il sì. Giorno della memoria, il giorno del ricordo, abbiamo partecipato come ampi quando qualcuno diceva che forse abbiamo fatto male a partecipare, invece io sono convinto che abbiamo fatto bene a partecipare in ricordo anche di quelle vittime, di quei martiri. Certamente delle foibe è importantissimo, perché no, figuriamci. Sono vittime comunque di soprusi e di certo, violenze certo, non giustificate. Non giustificate in un contesto diverso, quelle colpe di chi ha invaso quel paese, però voglio dire, le vittime innocenti sono sempre vittime innocenti. Perfettamente d'accordo. Benissimo. Ecco, non capisco perché questa volta si è voluto fare il 25 aprile sottotono. Qualcuno pensa a cose non brutte, ma comunque a una scelta non positiva. Io ritengo che molto probabilmente su questa questione è bene chiarirci con il sindaco, perché non credo che ci sia la volontà di mettere sottotono il 25 aprile, non credo. La liberazione dell'Italia, della è la liberazione di tutti, i partigiani hanno combattuto per la libertà di tutti noi, anche di quelli che non sono d'accordo. Certo, e allora veniamo a una giovanissima. Ricordiamo ancora una volta per chi si mettesse adesso così in ascolto, allora, 19 anni, un interesse allora per l'AMPI, per queste manifestazioni, per non dimenticare, per questo ricordo. Parteciperai e ci saranno altri giovani al tuo fianco, e perché, ecco, consideri opportuno, da qui puoi lanciare anche un messaggio, perché la trasmissione andrà in onda questa sera, si fa in tempo perché altri aderiscano, certamente compatibilmente, lo diceva già Giorgio Gargiulo, con quelle che sono le disposizioni emanate dal governo, ma anche dal nostro sindaco, perché il sindaco è di tutti a prescindere, certo, è il sindaco della città e quindi il sindaco rappresenta la massima istituzione e ha dato delle disposizioni e bisogna rispettarle, quindi anche perché è il coronavirus che ci impone di rispettare. È interesse di tutti rispettarli, di tutti, la salute, e quindi non diffondere il virus. Allora, parteciperete eventualmente, perché avrai la parola anche per ricordare, ecco. Sì, e parteciperemo a questa manifestazione, parteciperemo in particolare noi come Rete degli Studenti Medi, siamo un sindacato studentesco che siamo appena nati qui a Civitavecchia. E quali scuole comprende? Per adesso abbiamo iscritti al Galileo, Guglielmotti, Marconi e qualcuno anche allo Stendale Baccelli. Beh, molto insomma, pochi. Una rappresentanza quasi globale, sì. Praticamente. Sì, della sì, molto così. Però sì, siamo appena nati, ma ci diamo da fare, ecco. E assolutamente abbiamo ritenuto importantissimo, fondamentale e d'obbligo partecipare al 25 aprile, alle manifestazioni del 25 aprile e farlo con l'AMPI. E quindi saremo a queste manifestazioni, io parlerò perché appunto stiamo capendo che è importante che non siano solamente persone che ricordano il 25 aprile e che parlano del 25 aprile del di questa passato. Data, del passato, ma che il 25 aprile possa essere un modo per guardare al futuro, ad un futuro antifascista ovviamente, ad un futuro dove siamo tutti più uguali e dove anche i giovani si rendono conto che bisogna ancora lottare, bisogna ancora resistere e noi saremo lì per dire questo, per dire che i giovani ci sono per lottare, ci sono per resistere e quindi appunto saremo lì e invito chiunque, oddio chiunque, sempre rispettando le norme del Covid a partecipare alla manifestazione, perché il 25 aprile è una data troppo importante, quindi bisogna assolutamente esserci. Bene, allora noi non possiamo che raccogliere l'invito formulato da Alice e lanciato prima da Giorgio Gargiulo per quello che riguarda le manifestazioni organizzate dall'AMPI, intanto iniziando proprio da questa
pure sottotono, ma comunque la partecipazione a un parco con le dovute distanze e con la mascherina, noi lo ricordiamo sempre assolutamente di mantenere fede a quelle che sono le imposizioni previste, perché la salute riguarda tutti e quindi è una forma di prevenzione per la diffusione del virus. Allora, fatto salvo tutto questo, anche noi non possiamo che dire, saremo presenti con la nostra emittente, ci saremo via via a quelle che sono tutte le iniziative che voi avete ricordato, e quindi anzi faremo in modo di indicarlo anche nei giorni successivi, perché la memoria va conservata, è un patrimonio importante che gli anziani tramandano, molti se ne stanno andando anche a causa Covid, e però ecco, il messaggio, il testimone deve essere consegnato, verrà consegnato dagli anziani dell'Ampi, certo, come Giorgio, ai giovani, e va bene. Quindi grazie a tutti e due di essere stati grazie con a noi. E noi crediamo di aver fatto una trasmissione importante, questa volta dedicata sì a due personalità della nostra città, una emergente e l'altra ormai affermata da tanti anni di esperienza. Ebbene, chissà che cosa ci riserva il futuro. Grazie ancora a tutti e ci risentiamo. Alla prossima. ترابك كانوا قوم وتفانوا.